Perché non chiudete alle 18? Perché qui siamo in un altro luogo rispetto all'Italia così vicina. Allora, intanto va detto che San Marino non ha mai pensato di fare da un tour a nessuna regione limitrofa, che sono Emilia Romagna e Marche, anzi sono grandi amici con i quali fino adesso abbiamo condotto un percorso anche nell'ambito sanitario in comune, no? Assieme, vuol dire. Quindi non c'è questo tipo di volontà. Però siccome San Marino è un paese autonomo, è uno Stato che ha 1700 anni di storia e quindi si fregia di poter legiferare autonomamente. Certo. Quando ha visto che le leggi italiane andavano verso una chiusura alle ore 18, noi ci siamo posto il problema. Perché? Perché? Ecco, il perché è molto semplice però. Perché l'Italia, come altri paesi dell'Unione Europea, hanno delle ricadute economiche da parte dell'Europa. Ok? Quindi quando hanno chiuso i ristoranti, quando hanno chiuso delle attività, delle pizzerie qualcosa, e altro, loro hanno la possibilità di dire: noi chiudiamo alle 6 e vi sovvenzioniamo la chiusura di quei locali dandovi un contributo economico. San Marino è in Europa, questo noi non ce lo possiamo permettere. Abbiamo un nostro bilancio autonomo, ma non è solo legato a questo, è legato a una condizione che noi possiamo controllare in un territorio di 60 km quadrati, dove i ristoratori, che sono 55, e i bar sono 55, totale 110, su 60 km quadrati, 300 uomini delle forze dell'ordine possono tranquillamente controllare un territorio. E questo penso lo possono fare anche alcuni comuni italiani. Qual è stato il senso che abbiamo dato noi a questa cosa? Noi non abbiamo soluzioni europee, quindi dobbiamo far vivere il più possibile la parte ristorativa del territorio. In funzione di questo ragionamento, pensando anche a quello che aveva detto Vittorio in un'intervista recente, cioè che il Covid non si sveglia alle 18 di sera, ma o c'è sempre o non c'è mai, abbiamo detto: facciamo lavorare i nostri ristoranti con un numero limitato di posti all'interno del ristorante, con il dovuto distanziamento. E questo sia per il giorno che per la sera. Certo, sia a pranzo che a cena. Tenete conto che questo ristorante dove ci troviamo adesso con Vittorio ha un numero massimo di persone a pranzo e a cena da poter ospitare, con un numero di persone al tavolo massimo di 6, tolti i congiunti che potrebbero stare anche in più persone. Questo è quello che noi abbiamo fatto. Questo non vuol dire, ecco, contravvenire a regole di diritto italiano, semplicemente noi facciamo delle leggi adeguate al nostro paese. E allora però non ci vogliamo sentire dire cose strane, diciamo così, da circondario o passare. È come se loro garantissero più di voi la salute pubblica. Assolutamente. Che non solo deve essere garantita, ma deve essere garantita in modo ragionevole. Non puoi somministrare dei medicinali sbagliati. Ora, questa scelta che hanno fatto in Italia è sbagliata. Perché se tu hai una persona, come io ho cercato di fare, poi hanno annullato la mia ordinanza a Sutri, che viene per 10 giorni, sono operai che devono lavorare in un paese, e va in un albergo senza ristorante, alla sera non mangiano. Sì, esatto. E quindi non capisco, ci vuole almeno un presidio aperto che ti consente in una giornata di vita di fare colazione, pranzo e cena. Non è che improvvisamente salta la cena, che può saltare per chi, come dire, ha una famiglia e ha una casa e quindi qualcuno gli fa da mangiare. Quindi non salta, ma per chi non ce l'ha? Quindi io da quel punto di vista sono partito con un'ordinanza che a Sutri poi è stata annullata ieri dal prefetto. Però voi, che invece non siete nel nostro Stato, avete usato la ragione. La ragione è quella che si contiene il virus rispetto alla possibilità di contatti, se è contagioso, ma non rispetto all'orario. Non è che il virus si scatena di notte come Diabolic e sveglio e di giorno invece è addormentato. È un po' il senso del ragionamento che abbiamo fatto prima. Le ricadute economiche comunque europee consentono all'Italia di muoversi in una certa direzione. Quello che è strano è che veniamo additati sempre per qualcosa di male che abbiamo fatto. Allora, da questo punto di vista il nostro governo collabora costantemente con le due regioni. C'è il Recovery Fund che indirizza delle risorse economiche sui paesi europei e anche sull'Italia. San Marino le ha. Quindi noi dobbiamo far vivere la nostra economia come controllando. E in questi giorni come è andata?
Allora, ristoranti, questi giorni, cioè questi giorni significa che dal decreto 193 del 29 ottobre noi abbiamo fatto sì che i ristoranti potessero mantenere aperta la propria attività fino alle ore 24, quindi pranzo e cena, chiaramente con un controllo rigoroso delle forze dell'ordine, che troverete anche in giro in questo momento mentre stiamo parlando nei vari locali, con il distanziamento dovuto. Quindi i ristoratori hanno questo obbligo, chiaramente non sono forze dell'ordine, però tutto ha funzionato bene. Quando ci si è trovati in dei momenti di assembramento al di fuori dei locali, le forze dell'ordine, gli stessi gestori, hanno allontanato le persone che erano al di fuori del perimetro, come dire, che poteva essere consentito, e sono stati allontanati. Chiaramente chi non si allontanava veniva multato. Li abbiamo multati, abbiamo multato anche bar e ristoranti che magari non hanno chiuso a mezzanotte in punto, ma hanno chiuso a mezzanotte un minuto. Questo è già accaduto, tant'è vero che se noi stasera andiamo oltre a mezzanotte verremo multati anche noi, per dire. Loro potenzialmente che... E invece i musei sono aperti? Musei aperti, scuole aperte con presidi costanti. Il mio collega, che stasera purtroppo non è riuscito a venire, ma che saluta e saluta con piacere anche Vittorio, perché è collega alla cultura, anche la delega all'istruzione, mantiene aperte le scuole. Abbiamo riscontrato casi nelle scuole di Covid nei ragazzi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in quarantena la classe in cui insisteva il Covid, abbiamo messo in quarantena le classi in cui c'erano dei casi di Covid, ma non abbiamo chiuso tutte le scuole di un territorio perché il Covid era in un luogo, in una scuola, in una classe, in un determinato territorio. Questo secondo noi è il modo di controllare il Covid, e noi in un piccolo territorio lo possiamo fare, però questo deve essere da stimolo a iniziare a pensare di convivere con il Covid fino a quando il Covid ci sarà, fino a quando il vaccino arriverà, perché arriverà, e però noi dobbiamo vivere e convivere. Per i più giovani è guaribile, non è una malattia mortale, è una malattia guaribile. Sì, noi dobbiamo tutelare i nostri nonni, i nostri genitori che hanno delle patologie strane, volendo, no? Che hanno avuto magari purtroppo delle patologie nella loro vita. I giovani si vede invece che superano molto più facilmente queste situazioni. E questo non lo dice il segretario al turismo perché ha bisogno di dirlo, perché è un fatto. Non lo dice Vittorio Sgarbi, è un fatto. Una nazione è viva quando la sua cultura è viva. Leggevamo in Afghanistan nei luoghi che i talebani avevano umiliato. Qui siamo in mano ai talebani, che hanno deciso di cancellare cultura, musica, cinema, spettacolo, il piacere che si può dare in un ristorante. È qualcosa di incomprensibile. Tutto perché appunto hanno, invece che trovato il modo per curare i vecchi, hanno cercato di ammalare, togliendo loro la libertà, i giovani, e quindi hanno colpevolizzato i giovani, li tengono chiusi, li tengono sacrificati, come se uno dovesse a 20 anni preoccuparsi del cancro. È chiaro che può venire il cancro anche a un 20enne, ma è una patologia che interviene su un corpo affaticato, e così vale per molte malattie. Cioè, un giovane non vive nella malattia, vive nella salute. Far vivere i giovani nella malattia, far pensare che la malattia è anche dei giovani, è un delitto, è un modo per ammalarli quando sono sani. Sì, assolutamente. Insomma, i giovani infatti possono... due orari, le ore 18, ma soprattutto le ore 22 del coprifuoco è un attacco ai giovani. Sì, assolutamente. Sì. Ma ti dai quello dell'acqua? Ma ha poco senso. La scuola scusa. Le 22 perché? Perché non le 23? Perché non le 21? Perché le 18? Cioè, perché 22 le 18? Perché è un attacco all'aggregazione dei giovani. No, lo manca. Sì. E quali poi? Quando si ammalano intanto gli mai mandi questa bestia. Ok, prego. Però insomma, noi non critichiamo gli altri. Non vogliamo essere criticati per delle regole che pensiamo di poter saper gestire. Questo è il senso. Noi siamo uno Stato sovrano, che se ne dica, piccolo, sticolo, sovrano, e fa parte degli organismi internazionali pari di altri. Vogliamo essere rispettati. Noi controlliamo come tutti il mondo in questo momento i casi da Covid. Non siamo degli untori, non siamo persone, come dire, che ecco, irresponsabili, che pensano di poter fare o voler fare qualsiasi cosa. No, cerchiamo di controllare. Chiaro che laddove venissero fuori numeri, casi
di ricoverati in un unico ospedale che abbiamo, allora saremmo pronti, l'ho già detto anche in un'intervista di qualche tempo fa, a stringere le maglie ancora di più. Ma ci deve essere un motivo valido, insomma, no? Nel frattempo dobbiamo convivere con il Covid. Questo ci insegna questo periodo maledetto che stiamo vivendo, insomma. Glielo dobbiamo insegnare anche ai nostri figli, perché i nostri figli in casa non stanno bene, vogliono uscire. E da lì a dopo, prima facevano qualsiasi cosa, adesso non gli possiamo dire di non far niente. Io ho una bimba piccolissima, però anche lei vuole uscire, vuole andare all'altalena. E allora non la facciamo uscire? Cioè, non ce la possiamo permettere. Questa era l'aria aperta, è la cosa più giusta. Invece il virus si diffonde nelle case, si diffonde al chiuso. Si diffonde quando i ragazzi, invece di essere a scuola, sono a casa. Abbiamo anche un gruppo di Ravenna là, per chiedere a quei facinorosi perché...